Allora, magari cominciamo. Vedi, questo è il problema della DAD, ma sono caduti Lisi e Scirocco, non riescono a collegarsi. Vabbè. No, ma prima ho visto che c'era connessione in corso e poi non c'era più, evidentemente non riescono a collegarsi. Vabbè, magari il messaggio mandateglielo, può sempre servire. Allora, dopo un lungo tempo, torniamo all'idraulica e in particolare all'idrostatica. Non so se riusciremo a fare qualcos'altro di idrodinamica, spero di sì. Vabbè, perché dobbiamo affrontare un argomento molto importante per il prosieguo del corso di studi, cioè l'anno prossimo per sistemazione, cioè le briglie. Cosa sono le briglie? Allora, questo ovviamente lo farete molto, in maniera molto approfondita a sistemazione l'anno prossimo, però ve lo devo accennare. E allora, se noi abbiamo un pendio, o meglio un alveo, quindi questo è l'alveo di un fiume che scende verso valle. Diciamo, ho fatto una pendenza piuttosto accentuata. Allora, che succede normalmente? Diciamo, voi sapete che c'è il detto, la goccia scava la pietra. Quindi dove scorre acqua, a una certa velocità c'è erosione. Se scava la pietra, a maggior ragione può scavare il terreno, no? Quindi, che succede? Che l'alveo a poco, col passare degli anni, soprattutto se l'alveo, diciamo, è in materiale facilmente erodibile, l'alveo si erode e quindi diciamo, a poco, assume quest'altra forma. Allora, per evitare questo, che si fa? Anzi, se vogliamo, tutti gli alvei che noi vediamo, almeno se non sono mai stati, se non hanno mai subito un processo di sistemazione idraulica, sono alvei che sicuramente prima non stavano dove li vediamo noi, però magari stavano qui. Cioè, la forma che noi vediamo è il risultato di un'erosione in cui a poco tutto questo strato di terreno è stato eroso e noi oggi vediamo l'alveo con questa forma. E probabilmente l'alveo continuerà ad approfondirsi se la pendenza è tale, diciamo, cioè se la velocità dell'acqua è tale da, diciamo, da effettuare questa erosione. E quindi quindi per evitare questo, cosa si fa? Si ricorre alle briglie che sono sostanzialmente dei muri o se volete delle piccole dighe che si inseriscono lungo il pendio per fare cosa? Per diminuire la pendenza. Diciamo soprattutto per diminuire la velocità dell'acqua. Allora, se per esempio a questa pendenza la velocità dell'acqua è tale da causare erosione, ci sarà una pendenza tale da per cui la velocità dell'acqua sarà inferiore,
e quindi non ci sarà più erosione. Questa pendenza si chiama pendenza di correzione, pendenza di compensazione, diciamo, questo lo farete meglio a sistemazioni. Quello che io vi voglio dire è a che serve fare le briglie. Quindi si mettono questi manufatti. E ovviamente hanno una fondazione, in maniera da per far sì che tra il punto, diciamo, tra la sezione e la sezione 2 ci sia questa nuova pendenza, siano collegate da questa pendenza. Allora, una volta costruita la briglia, cosa succede? Che ovviamente l'acqua tracima la briglia, perché le briglie, ecco, questa è vista in sezione trasversale, diciamo di lato la briglia. Se noi guardiamo la briglia da monte o da valle, vedremo una struttura del genere. Diciamo, se questa è la valle, l'alveo, la briglia avrà questa forma. Diciamo, è come dire, una diga tracimabile. Questo è quello che noi vediamo fuori terra, poi qui ci sono ammorsamenti, fondazioni, diciamo, che chiaramente, diciamo, però noi non la vediamo, è inutile disegnarla adesso nel corso di idraulica. Quindi che succede? Questa è la briglia vista per, diciamo, da valle. Allora, da valle cosa succede? Che quando c'è scorrimento d'acqua, cioè si ha la tracimazione, l'acqua passa da questa, diciamo, da qui, vedete questa forma che ha questa struttura qui, questo vuoto qui, questa luce, si chiama gaveta. Quindi questo spazio si chiama gaveta. Queste qui invece si chiamano ali. Questo piano qui si chiama piano di coronamento o semplicemente coronamento. Come? No. Questo piano qui è il coronamento, adesso. Da qui a qui.
Allora, e questo qui, diciamo questo che vi ho disegnato qui è proprio il coronamento, cioè io qui non ho disegnato questa sezione, diciamo che l'ho fatta per esempio a questa altezza della briglia, in questo punto. E quindi nel mio disegno non si vede il coronamento, va bene? Questo, scusate, non si vedono le ali, questo è il piano di coronamento. Poi vista, diciamo, in sezione trasversale, diciamo, di lato, noi vediamo qui il coronamento. Questo qui no, scusate, paramenti. Quindi la faccia della briglia di monte si chiama paramento di monte. Questo qui invece è il paramento di valle. Vabbè, questa è la fondazione, però diciamo a idraulica non ci interessa la fondazione. Che altro? Ah, poi vedete qui il paramento di monte è inclinato. Diciamo che si fa inclinato spesso anche il paramento di valle. Però qui diciamo ho fatto solo il paramento di monte inclinato. Per esprimere questa inclinazione, di solito non si usa il concetto di pendenza, no? Dove faccio un ingrandimento. Se questa è la briglia. E questa è la sua altezza fuori terra, magari la chiamiamo H grande. Sempre al coronamento questo, non all'altezza delle ali. Questo magari lo chiamiamo S. Ah, ecco, mi ero dimenticato, questo qui, S. Si chiama sporto di monte, diciamo questo sporto perché sporge, diciamo. Va bene. Dunque, per esprimere l'inclinazione, usualmente non si adotta la pendenza, che sarebbe, diciamo, la pendenza del paramento a monte sarebbe I uguale H su S, no? Dislivello su distanza orizzontale. Si usa la scarpa, diciamo, chiamiamola, S non la posso chiamare, diciamo scarpa, che è il reciproco della pendenza, in questo caso è sporto su altezza, su dislivello. Quindi il reciproco della pendenza, diciamo, gergalmente si chiama scarpa. Però
Questo termine scarpa vale anche, che so, per i rilevati stradali, diciamo, quando c'è un manufatto dell'uomo sul territorio, c'è questa, diciamo, questa inclinazione, spesso si usa esprimerla per mezzo della scarpa, che è appunto il reciproco della pendenza. Come terminologia, diciamo che vi ho non penso di dovervi dire altro. Oh, allora, le briglie. Allora, cosa succede una volta che la briglia è costruita, no? Se, diciamo, nel momento in cui piove o comunque se scorre acqua nel corso d'acqua, la briglia viene tracimata. Perché non è una briglia che serve per trattenere acqua, è una briglia tracimabile. L'unica accortezza, ecco perché si fa la gaveta, questa luce qui. Si fa la gaveta perché io non voglio che l'acqua scorra qui lungo le sponde, che tocchi qui le sponde. Perché se l'acqua scorre qui, scorre oggi, scorre domani, mi scaverà la sponda, no? E quindi, che è, diciamo, una cosa che io assolutamente voglio evitare. Quindi io allontano lo scorrimento, diciamo, l'acqua in movimento dalle sponde per evitare l'erosione delle sponde. Quindi questa, l'acqua non deve scorrere qui per non erodere le sponde. Quindi mi serve la gaveta per allontanare l'acqua dalle sponde, ma anche per evitare, che so, per sapere, perché quando l'acqua poi cade qui, allora quest'acqua che cade si dice che stramazza. Quindi l'acqua stramazzante qui deve stramazzare appunto nel qui a valle, vedete? Non dove dice lei, ma dove diciamo noi, perché magari io non voglio che l'acqua qui cadendo crei appunto poi un'erosione qui subito a valle della briglia, se no siamo punto e da capo. Allora io magari qui a valle posso sistemare delle strutture, che so, una massicciata, posso mettere dei massi. Oh, vabbè, prima si usava molto il calcestruzzo, diciamo, oggi si cerca di non fare questi orrori. Quindi io voglio che l'acqua cada senza fare stramazzi, senza fare danni. E quindi voglio che vada proprio dove io ho messo queste opere di rinforzo. Per questo voglio che l'acqua cada in questa direzione. E che non mi vada a dare fastidio magari qui dove non ho sistemato le sponde, non ho, diciamo, non ho rinforzato l'alveo. Quindi, ricapitolando, la gaveta serve a due cose: ad allontanare la corrente dalle sponde, qui sopra le ali, e a fare stramazzare l'acqua dove eventualmente noi abbiamo sistemato delle opere di protezione qui dall'impatto dell'acqua. Va bene? Quindi a questo serve la gaveta. Però non vi ho ancora detto a cosa serve la briglia. Allora, che succede quando scorre l'acqua? Una volta costruita la briglia, qui a monte della briglia si andrà a creare un invaso. Allora, in questo invaso diciamo, si creerà una zona di relativa calma, cioè l'acqua
Una volta creato l'invaso, diciamo per aversi la tracimazione, l'acqua, poi quest'acqua che eccede l'altezza della briglia, scorrerà nella gaveta e stramazzerà qui a valle. Va bene? Allora, cosa succede? Il movimento dell'acqua si ha grosso modo al di sopra di questa linea nera. Qui al di sotto, sì, magari ci sarà movimento. Chiaro, l'acqua non sarà completamente ferma, ci saranno dei movimenti qui dovuti perché al fatto che sopra c'è acqua che si muove, quindi qui ci saranno dei vortici, qualcosa. Però sostanzialmente qui si crea a monte della briglia un bacino di calma, di relativa calma. In questa relativa calma è possibile che il sedimento che viene naturalmente trasportato dall'acqua si depositi. Quindi succedono due cose, che qui in questa zona l'erosione non avviene più, perché qui appunto l'acqua è invasata ma non scorre lungo il fondo alveo, scorre qui al di sopra. Quindi qui non c'è più scorrimento e cessa l'erosione. Ma non solo cessa l'erosione, il sedimento, vedete che io sto raffigurando con delle palline. Il sedimento in questo bacino di calma può il sedimento può sedimentare, no? Può cioè depositarsi sul fondo alveo. Quindi, una volta che il sedimento si è depositato, io ho qui a monte della briglia, dove qui adesso abbiamo, quando la briglia è nuova, si crea un invaso di acqua. Dopo anni e anni di deposizione di sedimento, tutta questa zona si colma. Perché il sedimento a poco, beh, io ho disegnato a partire da sopra, avrei dovuto disegnare, ecco, a partire da dal fondo. Quindi magari il primo anno si colmerà fin qui, il secondo fin qui, il terzo magari non piove proprio, non c'è scorrimento, quindi non si colma. Il quarto anno magari ci sono ci scorre molta più acqua, per esempio. E si colma ancora un poco. Si può anche dire che la briglia si interrisce. Attenzione, il verbo interrire è diverso dal verbo interrare. Interrare vuol dire praticamente sotterrare. Interrire si usa in questo gergo per dire che si colma di terra. La zona, il volume d'invaso si colma progressivamente di sedimenti. Per cui poi succede se, per esempio, nella briglia, nell'alveo non scorre molta acqua, d'estate secca, eccetera, qui si crea anche della vegetazione, dei cespugli, qualcosa del genere qui, no? E tutto questo va a protezione sia dell'alveo sia delle sponde, perché una briglia, diciamo che oramai si è colmata, e attenzione, fin dove si colma la briglia? Si colma fin qua, fino al piano di gaveta. Quando la briglia si è colmata, qui dietro cominciano a formarsi, appunto, se non c'è uno scorrimento costante di acqua, qui si cominciano a formare cespugli e noi vediamo qui che si forma della vegetazione, alberelli, eccetera. In questo spazio invece continua eventualmente quando è necessario a scorrere l'acqua. Bene,
Bisogna, attenzione, però, dimensionare la gaveta in maniera che la corrente non superi questo livello. E come si fa questo? Come faccio io a dimensionare la gaveta correttamente? Grazie a quello che abbiamo finito di fare stamattina, cioè stimando quale sarà, se io assegno un tempo di ritorno, per esempio di 100 anni, di 50 anni, eccetera, io dico che io posso permettere che l'acqua magari ecceda, esca dalla gaveta, quindi scorra un pochino anche sulle ali. Ok, lo posso permettere, però voglio che accada in media ogni 50 anni. Quindi faccio esattamente quello che abbiamo fatto in questa lunga esercitazione, cioè stimo la portata di progetto di questa gaveta. Va bene? Quindi qui al massimo, qui dentro, in questo spazio, deve scorrere la portata di progetto. Va bene? Oh, benissimo. Allora, spero di essere stato chiaro. Poi, insomma, non è difficilissimo, magari è più difficile l'applicazione pratica, però spiegarlo a parole è abbastanza semplice. Allora, ok, quindi ho messo in sicurezza l'alveo e le sponde qui a monte della briglia. E a valle della briglia lascio andare tutto come prima? Eh no, perché a valle della briglia io voglio, cioè o meglio, voglio che anche a valle della briglia ci sia questa pendenza che non crea danni. Cioè voglio che l'acqua vada piano anche a valle della briglia, quindi io anche a valle della briglia voglio che ci sia questa pendenza. E come la ottengo? In maniera molto semplice, costruendo un'altra briglia qui. Oh, quindi vedete questa, e quindi a monte di questa briglia si creerà lo stesso fenomeno, diciamo, avverrà lo stesso fenomeno che si è creato a monte di questa, cioè la colmata a monte o interrimento a monte. Questo tipo di sistemazione si chiama sistemazione a gradinata, no? Perché dopo ogni briglia c'è un gradino. Oggi si sta molto attenti, non si costruiscono più briglie molto alte perché ci sono, diciamo, ci deve essere, altrimenti si interrompe il corridoio ecologico, del quale lo scorrimento dell'acqua è parte importante, no? Allora, per esempio, se ci sono dei pesci che devono risalire la corrente, è chiaro che bisogna fare delle briglie basse, tali che i pesci le possano saltare. O altre cose, vabbè, queste cose le vedrete a sistemazione. Ok. Diciamo che come introduzione su cosa sono e a cosa servono le briglie, va bene così. Allora, quindi intanto voi già vedete che il discorso briglie, qui per esempio per la gaveta, si collega immediatamente al discorso che abbiamo fatto in idrologia, come abbiamo detto. Poi noi oggi cominciamo l'idrostatica. Che serve l'idrostatica? L'idrostatica serve al fatto che qui sulla parete, sul paramento di monte, l'acqua esercita una pressione, che non è la pressione idrodinamica, perché si suppone, cioè no, si suppone, qui diciamo l'impatto idrodinamico qui è nullo perché abbiamo detto che qui si crea un bacino di calma, l'acqua,
diciamo, lo scorrimento vero dell'acqua sia qui, ecco, al di sopra di questa linea nera è lo scorrimento dell'acqua. Al di sotto non c'è un vero scorrimento, sì, ci può essere un movimento locale, ma non un vero scorrimento. Quindi la pressione che si esercita su questo paramento di monte non è la pressione dinamica, bensì la pressione idrostatica. E questa pressione idrostatica determina una spinta idrostatica, così come la pressione dinamica determina una spinta dinamica, la pressione idrostatica determina la spinta idrostatica, dovuta appunto al peso dell'acqua a monte. Allora, disegniamo adesso una briglia. Lasciamoci un po' di spazio sopra. E disegniamo la briglia in questo modo. Allora, intanto facciamo il piano su cui poggia, diciamo, il fondo albero, ecco. Questa è la briglia. Prima si facevano tranquillamente in calcestruzzo, eccetera. Adesso, diciamo, c'è molta più attenzione all'aspetto paesaggistico, diciamo, all'impatto ambientale, per cui ci sono materiali molto più evoluti e soprattutto più guardabili del calcestruzzo. Allora, io disegno la briglia qui senza fondazioni, perché dobbiamo solo occuparci noi in questo corso della spinta idrostatica che si crea qui a monte. Dunque, vediamo adesso il pelo libero. Allora, immaginiamo che arrivi da monte, questo sia il pelo dell'acqua. Allora, noi, qui la sto un po' esagerando, comunque, voi sapete che quando ci si avvicina allo stramazzo, si ha la corrente accelera. Accelerando diminuisce la sua sezione. Quindi qui la corrente sta entrando nella gaveta. Sulla gaveta la corrente si abbassa e assume all'incirca questo profilo, che poi vedremo. E poi, diciamo, c'è lo stramazzo. Allora, proseguiamo questa linea. Allora, e tracciamo qui un'altra verticale. Ah, no, dunque, la pressione, voi sapete che è definita come il modulo, dello sforzo normale. Quindi la spinta che viene esercitata dalla pressione
è perpendicolare, è normale alla parete. Questa spinta si e la chiamiamo S. Allora, di questa alla spinta così com'è inclinata, diciamo che non mi serve, non mi fa comodo. Mi serve conoscere le sue due componenti. Orizzontale e verticale. Quindi possiamo applicare la regola del parallelogramma, che qui è diciamo, particolarmente facile perché appunto non ci servono due componenti qualsiasi, ma ci servono quella verticale e quella orizzontale. Quindi costruisco il parallelogramma. In questo caso è un rettangolo, no? E solo che adesso verrà una porcheria. Quindi questa è la componente. Beh. Questa è la componente verticale. Questa è quella orizzontale, tutta storta. Allora, questa la chiamo S con O, orizzontale, e questa è S con V, verticale. Allora, un altro concetto molto importante è quello delle forze, cioè diciamo delle spinte stabilizzanti e destabilizzanti. Allora, abbiamo detto che partiamo dalle destabilizzanti, o meglio, dalla componente destabilizzante, che è quella orizzontale. Questa S con O, spinta orizzontale, è destabilizzante perché, diciamo, è abbastanza immediata, perché la sua direzione è parallela all'asse dell'eventuale moto, no? Cioè se io voglio spingere a valle questa briglia, devo esercitare appunto una forza orizzontale. La componente verticale della pressione idrostatica, invece, è stabilizzante. Come vedete, non è granché rispetto alla componente orizzontale, però va considerata, cioè la componente verticale, insomma, è stabilizzante perché grava sulla briglia, vedete la direzione e il verso, sono dirette verso il basso. Quindi, come dire, schiacciano la briglia sul suo piano, diciamo, verso il basso, insomma, quindi la stabilizzano. Poi vedremo che la componente orizzontale quindi può,
causare il cosiddetto slittamento della briglia, la traslazione orizzontale, ma può causare anche un'altra cosa, cioè la rotazione della briglia, cioè spingendo, per esempio, se potrebbe anche succedere che la briglia si ribalti. Questa rotazione viene chiamata ribaltamento e avviene attorno a questo asse. Dunque, avviene attorno a questo asse e in questo caso però non ci basta conoscere la spinta orizzontale, dobbiamo conoscere il momento. Ora, già che manca poco, vi ricordate cos'è il momento? Come faccio io, cioè non a calcolare, però diciamo a esprimere il momento della forza S con 0 rispetto a questo, a S con O, rispetto a questo asse qui. La spinta orizzontale che è la forza per il braccio che in questo caso è messo la parte a valle. Allora, io il braccio non l'ho disegnato, però disegno adesso la retta d'azione. Faccio bella sottile. Allora, questa qui è la retta d'azione. Questo punto lo chiamo O, questo allora il braccio della S con O, della S orizzontale, qual è? Oh, ragazzi, non litigate per rispondere, eh? Mettetevi d'accordo. Quella parte della briglia al di sotto della retta rossa che ha rappresentato. Sì, più o meno credo di aver capito cosa vuoi dire. Chi sei a proposito? Allora. Gallone. Allora, diciamo così anche per coinvolgere di più gli altri, diciamo che io adesso vi faccio vedere un disegno in pianta. Questo è un cancello. Diciamo, questo qui è un, sai, quei piccoli pilastri dove si attaccano i cancelli. E questo è il cardine del cancello. E questo è il cancello. Allora, se io con la mia mano spingo il cancello, in questo punto, diciamo, sarei più intelligente a spingerlo di qua. Però facciamo finta che io lo spingo di qua. Allora, questo è il punto 0, diciamo, dove c'è l'asse di rotazione. E io spingo qui nel punto, scusate, il punto O, e questo è il punto A. E questa è la mia spinta S. Quindi il braccio della mia spinta, come si chiama? AO, benissimo. Quindi il momento della spinta S sarà dato da S per A. Va bene?
E noi dovremo tenere conto di questo. Sentite, vabbè, questo non fa strettamente parte. Ah no, no, questo fa parte. Allora, e la componente SV, la componente verticale della spinta. Adesso poi diremo che come si calcola, però diciamo, voi già si è già dimostrato da questo parallelogramma che esiste questa forza S con V diretta verso il basso, che quindi è stabilizzante. Qual è il momento di questa forza? Innanzitutto, qual è il braccio, no? Anche qui disegno la sua retta d'azione. Ecco, questa è la sua retta d'azione. Quindi, qual è il braccio di S con V? La distanza da essere con 0 al fondo. No, stai attenta, questa è la forza S con V, cioè questa forza qui, S con V, non fa fare questo movimento. Farebbe, diciamo, se fosse possibile, farebbe fare quest'altro movimento. Quindi è un momento stabilizzante, no? Che si oppone al momento rosso. Che è destabilizzante, cioè, infatti viene chiamato momento ribaltante questo qui, quello che fa cadere la briglia. Invece, tutte le forze verticali che agiscono sulla briglia esercitano, inducono momenti stabilizzanti, perché tendono appunto a schiacciare la briglia verso il basso. Quindi, ovviamente la briglia non ruoterà in senso antiorario, cioè non ruoterà verso monte, però potenzialmente, diciamo, queste forze tenderebbero a farla ruotare verso monte, quindi a creare un momento opposto al momento ribaltante. Quindi qual è il momento? E per dire qual è il momento, la forza ce l'abbiamo, ci manca il braccio. Forse è lo stesso di essere No, ragazzi, è molto. Guardate bene la figura e pensate che qui c'è una forza che spinge verso il basso. Questa forza spinge, questa è la sua retta d'azione, questo è l'asse di rotazione. Quindi qual è il braccio di questa forza? Diciamo che l'asse di rotazione, il punto O. Il punto O deve essere comunque un estremo del braccio, per forza. Allora, il punto O, qual è il punto di, come si dice? Il punto dove c'è secondo voi? Sei stato vago, diciamo, non voglio dire. Interseca la linea della Interseca, la parola magica interseca. Chi sei? Lisi. Hai detto, scusa, ripeti? quella, diciamo che interseca la linea della spinta orizzontale con la parte di valle della briglia, il paramento di valle. Cioè questo? Sì. Eh no. E questo abbiamo detto che il braccio della forza ribaltante, cioè questo è il punto, come dire, nell'esempio del cancello, questo sarebbe il punto A. Allora, ho capito male la domanda, pensavo proprio quello che stai E chiedendo. no, questo che hai detto tu è il braccio della forza S con O, S orizzontale, ma la S, la spinta verticale, che è questa è la sua retta d'azione, attenzione alla retta d'azione. Quindi qual è il braccio di questa rispetto al punto?
Allora è quella che intersegue il fondo alveo con la... è esatto quella. Esatto, e questo è questo qui, chiamiamolo, non lo so, il punto B, che è questo. Quindi questo qui, OB, è il braccio della forza verticale, della spinta verticale, e quindi il momento, i due momenti sono momento ribaltante. È dato da S con O per OA. Il momento stabilizzante è dato da S con V per OB. Quindi ricordate bene, quando, non, mi raccomando, non studiate a memoria, perché sennò poi in questo argomento, se studiate a memoria, vi perdete proprio, a meno che non siate Pico della Mirandola, vi perderete completamente e vi farete accorgere che avete studiato a memoria, cioè vi scavate la fossa. Quindi ragionate, guardate, disegnate con chiarezza e ragionate sul disegno. Guardando il disegno, l'avete visto adesso, guardando con calma il disegno, si risolve quasi tutto. Va bene, allora, niente, abbiamo introdotto l'argomento, continuiamo domani alle 10:30, ok? Prof, Sì. volevo chiedere per quel problema di QGIS, va bene il domani mattina, siccome non abbiamo zootecnia del domani mattina, le prime 2 ore? Va bene, Ok. ci sentiamo alle 9. Sì, va bene, va bene. Ah, un attimo. Voi non avete zootecnia, hai detto? No. No, siccome abbiamo ancora 2 ore da recuperare, potremmo farle o questo venerdì, no, in effetti meglio farle venerdì, se no domani ci stressiamo tutti a fare 5 ore della stessa materia. Va bene, allora ci sentiamo con te o con chi ha bisogno alle 9 domani mattina. Ok. Ditemi una cosa, ragazzi, così mi regolo. Verrete, oppure non, ditemelo oggi pomeriggio, se venite in classe o no. Cioè, domani. Se domani siete in presenza o in DAD.